tutto sporco qua. Ecco qua. Buongiorno, Oreste. C'è posta per noi? Niente, ragioni. Il postino non è ancora passato. Ecco, allora, più tardi. Se passa, gliela date alla ragazza. Benissimo. Eccola qua, cane di merda, vecchia di merda. Signora Beati? Signora Beati? Signora Beati? Il cane ha fatto di nuovo i suoi bisogni qui in cortile. Ma possiamo fare tutti i giorni le stesse storie? Signora Meati! Ehi! Ussalla, va! Signora Meati! Non occorre che urli così tanto, mio caro signor Oreste! Io ci sento benissimo! Non è la prima volta che il suo cane fa sti porcherie al centro del cortile. I condomini si lamentano e lo stesso dottor Frammi mi ha detto di richiamarlo. Mio caro, è inutile che lei si ammanti di autorità e che sarà mai. In fondo lei è qui per pulire. E il mio Daffy non ha certo fatto i suoi bisognini in casa del dottor Fram. In qualche maniera è casa sua, visto che è proprietario di tutto lo stabile. Comunque il regolamento parla chiaro. Per le cifre che paghiamo il condominio dobbiamo anche farci lavare la testa dal caporale qui. Signora, io ho delle regole da far rispettare. Ma tu guarda, è arrivato il pubblico ufficiale. Se lo lasci dire da una che è più vecchia di lei e che certe cose le conosce bene. Sa che cosa è lei, mio caro signor Oreste? Eh? Lei è un capo! Ecco qua. Maledetto avvelenatore di cani. Daffy, amore mio, non ti preoccupare, eh? Ci sono qua io a difenderti. Buongiorno. Arriva le posta? No, l'ho già detta a ragioniere. Arriverà più tardi. Quando torni, passi in guardiola e te la do. Buongiorno, Bruno. Dormito bene? Problemi? I soliti. Ameati. Avrai sentito? Ho sentito. Ne parlerò alla prossima riunione. Ma tu evita di urlare così tanto. Come ho sentito io, sentono anche gli altri. Hai ragione. Mi sono lasciato andare. Ma non riesco a controllarmi con quella vecchia. T'ho detto che ci penso io. A proposito, nel pomeriggio c'è un appuntamento per visitare l'attico alla Scala C. A che ora? 5:30. Diciassette e trenta. Oreste? Dimmi, Bruno.
Hai per caso idea di chi abiti nella casa di fronte al mio appartamento? Quale casa? Non ho capito. Quella che affaccia sulla finestra del mio studio. Quella casa là, la vedi? Ah, le palazzine popolari. Saranno più di 100 famiglie. Se vuoi mi informo. Dovrebbe essere un appartamento sfitto. Ma oggi mi è sembrato di vedere qualcuno. Si vede che non è più sfitto. Comunque ti faccio sapere. Permesso? Come le dicevo, Franzoni ora è in pensione. Posso fissare un appuntamento col nuovo direttore Magri. Mi dice il suo nome? Sono Bruno Fran. Mi ripete, scusi? Bruno Fran. Fran, ci manca il sesto. Giochi con noi, così fai lo straniero. Allora che fai? Vieni? Non mi interessa. Buongiorno dottore, soliti crackers? Il dottore la sta aspettando. Allora, Fra, come ti va la vita? Sto allo schifo. Se no, non sarei qui. Viva la franchezza. E dire che ci conosciamo da più di 20 anni. Potresti almeno fingere un po' d'affetto, visto che ti visito gratis almeno da 5. Hai ragione, ma vedi, questo bruciore mi sta torturando. Oggi poi è tutto il giorno che mi sento pulsare le tempie. Fatti un po' misurare la pressione, eh? Ecco così, bravo. Vediamo un po'. Bene. Rilassati e respira lentamente. È un po' alta, ma quello che mi preoccupa è il tuo stato d'ansia. Vorrei vedere te con tutte le mie responsabilità e questo strazio nello stomaco. È l'ansia. La gastrite ne è solo la conseguenza. Ma le stai prendendo le bustine che ti ho prescritto? Non servono a nulla. Del resto neppure più il pane e i crackers fanno granché. Certo, perché hai trasformato in un tic nervoso anche quello. Sei compulsivo, Bruno. E questo è un problema. Non credi che dovremmo fare qualche nuovo esame? La situazione sta diventando insostenibile. Eh già, perché gli esami curano, risolvono i problemi. La tua è un'ansia nervosa. D'altronde anche da bambino sei sempre stato un tipo tormentato. Lasciamo stare l'infanzia. Guarda che mi riferisco a prima del fatto. È per questo che ne faccio una questione di temperamento. La mia è stata un'infanzia grigia. A chi lo dici? La mia è un'esistenza grigia. Lavoro grigio, famiglia grigia. Nessuno svago, nessuna trasgressione. Lasci pure qui, Gigliola, grazie.
può andare. E con chi dovrete trasgredire poi? Questo non te lo offro, perché per te è veleno. Lo sai che avrei voluto fare psichiatria? Sì, lo so bene. E so anche di avere un appuntamento alle 17:30. Mio padre mi ha sempre dissuaso. Una carriera tranquilla. Niente grilli per la testa per il figlio del direttore sanitario. E neanche chirurgo. Troppa responsabilità. Troppa responsabilità. E intanto giovedì, convegno di ipnologia a Torino. Mi sento male. No. Sì, sì, una veduta incredibile, vi dico. Da quell'altezza si vede tutta la città. Oh, è arrivato anche il dottor Fram. Come avevo detto, è sempre puntualissimo. Allora, andiamo a vedere questa meraviglia? Andiamo. La prego, mi aiuti. Mia figlia è rimasta chiusa in bagno e sta piangendo come una disperata. Ha già provato ad aprirla da sola tu? No, sono corsa qui a sfondare la porta direttamente. Ho pensato così faccio la conoscenza col mio vicino. Allora, mi vuol dare una mano sì o no? Quella cazzo di porta si è bloccata. Mia, Mia, ascolta mamma, non piangere. La mamma ha chiamato il signore di fianco che ora risolve il problema. È vero che si risolve il problema. Non bisognerebbe permettere che i bambini possano chiudersi a chiave nelle stanze. E soprattutto nei bagni. Apra questa cazzo di porta. È in grado di farlo. Mammina, mammina, mi sono spaventata così tanto. Credevo di non uscire più. Ti avevo detto che si sarebbe risolto tutto. Devi fidarti di quello che ti dice mamma. Ora sei grande, non devi essere così caca sotto. Posso offrirti qualcosa? Un tè?
Insomma, mi vuoi dire che sta succedendo? Sei fuori di te. La gastrite da sola non giustifica questo stato. C'è qualcuno che mi spia, dottore. Adesso anche le manie di persecuzione. Ha la faccia impassibile. È incazzato nero. Me lo ritrovo ovunque. Per la strada, nella metro. All'inizio non ci facevo caso. Ma poi ho iniziato a notare che fissava proprio me. E ti assicuro, con un fare di sfida, con certi occhi che non ti so descrivere, accusatori. Guarda che ho dubitato anch'io di me stesso, perché è assurdo. Ma è successa un'altra cosa che ha reso tutto più chiaro. Che cosa è successo, Bruno? La finestra del mio studio dà su un complesso di palazzine popolari. L'appartamento di fronte, per quel che mi ricordo, era sfitto da un bel po'. Bene, da qualche tempo ho notato un certo movimento all'interno, fino a che un paio di settimane fa non ho visto il solito individuo fissarmi da quella maledetta finestra. Certo, la faccenda è strana, ma tu sei sicuro di non averlo mai visto prima? Mai in vita mia. Cerco di darti una spiegazione logica. Questo tizio è venuto a vivere dalle tue parti. È normale che te lo ritrovi in giro ovunque. Tu sei un tipo abitudinario, di rado esci dal tuo quartiere. Quante volte l'hai visto nella metro? Una, mi pare. Ecco. Magari lui la prende un po' più spesso di te. Magari non ti allarmare se ti ricapita di vederlo lì. Ah! Ma rimane il fatto che stava lì impalato davanti alla finestra. E che ci faceva davanti alla finestra? E che ci facevi tu davanti alla finestra? Ma che fai? Mi prendi per il culo? Cerco solo di mostrarti la faccenda da un altro punto di vista. Tu poni all'apice di questa persecuzione il fatto che l'uomo misterioso sia venuto a vivere di fronte a casa tua. Se tu mettessi questo evento a monte di tutto, vedresti invece lo svolgersi delle cose come semplici conseguenze. Un uomo viene a vivere di fronte al tuo appartamento, tecnicamente si chiama vicino. Lo incontri per strada, prendete la stessa metro e... Se vi mettete davanti alle finestre, vi vedete. Certo, la sua cera non è un granché, ma ti sei visto in faccia tu? E il modo in cui fissi la gente? In ogni caso, per fugare ogni dubbio, puoi sempre segnalare la cosa alla polizia. Ha ha ha!
Tutto bene? Mica tanto. Ma chi è quella pazza che è venuta a vivere accanto a me? Quella? È una sbandata. Non potrebbe permetterselo quell'appartamento. Ma il padre Rick la mantiene. Mi meraviglio che te ne sia accorto solo adesso. Veramente è già qualche settimana che sento puzza di fumo sul pianerottolo. E anche un po' di casino. Casino? A dire poco. Dovessi vedere che lieva di uomini. E di tutte le razze. I bilocali della Scala B ormai sono un problema. La fondazione ormai li fitta in maniera indiscriminata. Non è così. Il padre è uno grosso, ti dico. Sara, ma questa si deve dare una regolata. Non sarò il padrone di casa, ma il condominio lo amministro io. Numero 2. Meno tricolore. Arrivo subito. Meno tricolore. Non avevamo dubbi. È l'uomo triste? Non lo so, ma penso di sì. Uno con la faccia da funerale? Ci sono i crackers sul tavolo? Sì, direi di sì. Allora portagli mezza minerale, se no tra poco la chiede lui. Lo conosci così bene? Per nulla. Neanche il nome. Viene qui da anni. Mangia ogni giorno i 3 menù fissi a rotazione, giorno dopo giorno. Oggi potevi scommettere sul tricolore. Non ordina mai un extra, mai un piatto fuori menù. E non bisogna mai fargli mancare i crackers. Comunque ci tenevo a ringraziarti per l'altra sera. Ieri. Come, scusa? È stato ieri sera. Alice, questa sera sei invitato a casa nostra per cena. 9 in punto. Siamo gente puntuale noi. Guarda che non accetto rifiuti. Io... E nemmeno scuse. Abitiamo sullo stesso pianerottolo. Non reggerebbero. Ti tengo puntato. Ehi, non mi hai detto come ti chiami? Bruno. Bruno Fram. Bruno Fram. Misterioso. Vedi, Bruno, noi il vino non lo beviamo, lo regaliamo. Il vino è un vizio, ed il vizio, oltre ad essere peccato, ci rende deboli. Ed è per questo che il vino lo regaliamo. La bottiglia va scelta con cura. Deve essere una cosa elegante, ma non pretenziosa. Non devi mai dare l'impressione di voler insegnare qualcosa alla persona che omaggi. Smettila! Quindi, ti dicevo, per il vino, come tutto il resto, una è la regola: mai eccellere. Mai eccedere, papà? Mai eccellere. Buon pomeriggio. Che posso fare per lei? Vorrei acquistare una bottiglia di vino. Sì, e per quale occasione è illecito? Sa, ogni occasione richiede il suo vino. Per non parlare poi del cibo, no? Pesci secondi, primi. Poi naturalmente c'è il dolce, ma questo è un argomento a parte. Se invece le serve per un aperitivo, le posso consigliare? Facciamo un prosecco, vuole un prosecco? Vorrei un vino da pasta, rosso, di prezzo medio. Sì, dunque, oggi va molto di moda questo Merlot da 15 euro.
Questo quanto costa? Ah, quella è una bottiglia molto pregiata, Brunello di Montalcino, 40 euro. E questo? Un classico, Chianti DOC, 20 euro. Prendo questo. Mia, vuoi far entrare il nostro ospite? Che fai, impalata? Smettila di fare la maleducata, fallo accomodare! Fai come se fosse a casa tua. Vuoi bere qualcosa? Mia, no, hai finito i compiti? Mia, mi vuoi rispondere? Hai finito i compiti? Sì, mamma, sto finendo il problema di matematica. Me lo fai tu il problema? Se me lo fai, metto una buona parola. Una buona parola per cosa? Per farti dormire con mamma. Mamma, gli posso far vedere il disegno? Ma non è finito. Sì, invece. Guarda. Tua madre ha ragione. Il disegno è incompleto, mancano gli occhi. Glieli ho strappati io perché fissava la gente. Perché non guardi un po' di televisione? Mia figlia è un po' strana, chissà perché. Quello è vino. Aspetta che prendo il cavatappi. Tu mariniero Popeye. Io lo bevo. E porti del vino? Ho immaginato che lo bevessi tu. E hai immaginato bene. Certo che pure tu un po' strano sei. Chi non lo è? Mi dai una mano ad apparecchiare? Di nuovo in diretta su Top Secret. Mamma, mamma, in televisione ci sono i signori della scala B. Abbiamo qui con noi i signori di Ronza, che denunciano la scomparsa della ragazza alla pari filippina che vive con loro da 2 anni. Yeli è diventata per noi come una figlia. Siamo molto preoccupati. Non è da lei allontanarsi senza avvisare. Yeli non è una colf, ma una brillante studentessa. Il programma di scambio prevede l'inserimento all'interno di una famiglia italiana che la ospiti in cambio di un aiuto domestico. La ragazza è scomparsa. È l'ora di andare a dormire, signorina, forza. Saluta gli ospiti. Buonanotte. Così, per l'ennesima volta, in fuga da mio padre. Presi un passaggio per Panama da alcuni amici che girano il mondo in barca a vela. È lì che ho conosciuto il padre di Mia. Bella merda anche lui. È rimasto lì, meno male. Almeno Mia non dovrà subire la guerra a cui ero abituata io da piccola. E a te? Com'è andata? Com'è stato il tuo viaggio fin qui? Cosa intendi, scusa? Ma sì. Cosa hai fatto nella vita? Le passioni, gli amori. Io nella vita ho sempre amministrato questo stabile, che d'altronde è quasi tutto di mia proprietà, tranne questa casa e poche altre in questa scala. Sembra un lavoro di routine, ma è proprio in questo che sta la difficoltà. Esercitare un controllo costante, occuparsi che non manchi mai niente, prevenire gli inconvenienti. Affascinante. Sono contenta che mi hai fatto compagnia col vino.
Ora però devi assaggiare questo infuso di erba che ho imparato a fare a Bali. Meglio di no. Mi ha già fatto abbastanza male questo vino. L'infuso alle erbe lo devi provare. A proposito di erba... Ti prego, no, il fumo mi fa stare davvero male. Qui si gela. Devo far riparare la caldaia. Del resto il manutentore sono io. Mi vuoi dire che cosa è successo prima? Sei scappato come un matto. C'è un tipo che mi perseguita. Abita nell'appartamento di fronte ai nostri. Tu l'hai mai notato? Se ne sta spesso a fissarmi dalla finestra. A volte fa gesti strani. Minacciosi. Me lo ritrovo per strada, qualche metro indietro o sul marciapiede di fronte. Lì a guardarmi con quell'aria accusatoria. Un uomo nella casa di fronte. Lo so, sembra una follia. È una storia assurda. L'appartamento sembra completamente disabitato. Magari è uno che fa le pulizie. Forse ha ragione il mio medico. Proietto i miei fantasmi sulla gente. È il tuo analista? Gastroenterologo. Un compagno di scuola. Una bella fortuna, non trovi? Se lo dici tu. Comunque, secondo me tu non sei pazzo. Al massimo un po' eccentrico. Se hai dei sospetti e ti senti minacciato, fai bene a denunciare la cosa alla polizia. Io vado. Thank you.
Buongiorno, dottore. Sa che Franzoni è andato in pensione. Il nuovo direttore Magris l'attende nel suo ufficio. Ah, le è dispiaciuto per Franzoni? In fondo avete vissuto un'intera vita a stretto contatto. È in pensione, abbiamo detto. Mica è morto. Sono Bruno Fram. Certamente, aspettavo. Franzoni mi ha molto parlato di lei. Insomma, cercheremo di esserne utili, così come è avvenuto fino adesso. Ho bisogno di trasferire una certa somma, dalla sede di Viamonti alla centrale. Ma, dottore, questo vorrebbe dire sbloccare le assicurazioni della filiale. E io non credo che ne convenga. I tassi sono ancora molto vantaggiosi. Ho bisogno di liquidità per il condominio. È quello il mio business, direttore. Non le assicurazioni. Troppo giusto. Non occorre che mi dica altro. In questo ufficio ho fatto disattivare l'allarme antincendio. Al vizio non si comanda. Lei fuma? Detesto il fumo. Ora devo salutarla. Come va, Fram? Sto malissimo. Non riesco a mandare giù niente. Di corpo stai andando regolarmente? E prenditi uno Zotalax per questa sera. E magari a giorni alterni, anche per le prossime settimane. Si alzi. Ma ci sei? Che mi fai le telefonate mute? Sì, sto facendo una visita. Si rivesta. Sì, ma ho finito adesso. Allora, dicevamo? Come ti senti adesso? In alcuni momenti mi è sembrato di svenire per la strada. Ora sono sdraiato sul letto, da un po' meglio. Ed è successo così, all'improvviso? Capisco. Capisco. Scusa un attimo, può sistemare tutto con la signora all'ingresso? Sì. Sergio, lo vuoi capire che sto male? Mi dai un po' d'attenzione? Eccomi qua tutto per te. Ma non puoi pretendere che abbandoni i miei pazienti nel mezzo di una visita solo perché tu hai una crisi. Se ti senti di morire, vai al pronto soccorso. Pare che non sia ancora del tutto morto. Che vuoi dire? È successo qualcosa, qualcosa di nuovo. È per questo che ti digerisci l'apparato digerente? In effetti, qualcosa è successo. Non dirmelo. Una donna. Beh, se hai qualcosa da raccontare, pensi che ti possa fare bene? Io sono qui. Oppure prendi una compressa di Tavodol e cerca di dormire. Ho conosciuto questa ragazza, la mia vicina di casa. E poi anche la cameriera del posto dove mangio. Una cameriera può permettersi l'appartamento a fianco al tuo? No, non è povera. È una di queste tipe alternative, figlie di papà. Sai, quelle che inseguono l'indipendenza, facendo le cameriere e giocando alle persone normali. Una fricchettona, insomma. Una con i tatuaggi, i piercing. Annessi e connessi. Mi ha piombata in casa per un guaio che ha combinato la figlia. Ha una figlia?
Sì. Di 9 anni, una bambina inquietante. Insomma, mi ha incastrato in un invito a cena e alla fine, non so dirti come, siamo stati insieme. Questa sì che è una bella notizia. Certo, alcuni particolari di questo incontro sono un po' inquietanti, ma è di certo una buona notizia. Avevi bisogno di invertire la rotta, Bruno Fram, e di certo questo è il migliore dei modi. Io sto di merda. Ci credo. Chissà quante resistenze hai in atto. Devi smetterla di somatizzare, Bruno. Accetta le tue contraddizioni di uomo. Ricorda la frase del maestro Jung. Ciò a cui opponi resistenza persiste. Ciò che accetti può essere cambiato. Gustav Jung. Già, perché quello che ti è capitato è un vero e proprio segno. Ora tu devi completare l'opera. Non dico che ti devi fidanzare, ma che devi provare ad essere un po' più coinvolto. Io ti invidio quasi, guarda. Sarà pure una mezza amata, ma da quello che ho capito è giovane e carina. Una buona occasione per trovare finalmente un po' di relax. Cambia me. Relax. Giovane e carina. Posso invitarti a cena stasera? Ciò a cui opponi resistenza persiste. Ciò che accetti può essere cambiato. Carl Gustav Jung. Psichiatra e psicanalista, svizzero. Veramente questo bracciale non permette di scriverci sopra una frase tanto lunga. Dovrebbe scegliere un pensiero più breve. Scriva solo cambiamento. Firmato Bruno. Ma sei sicura che ci sia ancora spazio? Sul mio corpo? Ma anche nella tua vita. Mi sembra che te la sei incasinata parecchio ultimamente. Dici? Dovresti sapere che quelle come me non ne hanno mai abbastanza. Ok, dai. Vediamoci la prossima settimana e ci lavoro. Per un tatuaggio simile mi ci vorranno un paio di sedute. Allora? Stai arrivando? Sara, se non fosse per te, non saprei proprio come fare. Allora ti aspetto. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveri. Pronto? Ma che cazzo di fine? Il silenzio a volte è un gesto molto chiaro. Un salto, fanne un altro, fa giravolta. Certo, Carlo. Forse vuoi una risposta più chiara. Tu non mi interessi. Mia, la fai finita con questa lagna. Dai. Grazie davvero. E tu, comportati bene, ok? Ciao. Andiamo, piccola. Dimmi un po' cosa hai fatto oggi a scuola. Thank you.
questa è una delle parti forti del racconto. E lei chi è? Che cosa ci fa qui? Vede, io abito in quella casa là di fronte. È da giorni che noto degli strani movimenti in questo appartamento. Oggi vi ho viste dalla finestra e ho deciso di venire a vedere. Guardi, io escludo che possa essere venuto qualcuno nei giorni scorsi. L'appartamento è sfitto da anni. E poi, da come vede, non è in condizioni decenti e non può essere abitato. Insomma, ma lei che cosa è venuta a fare qui? È interessata alla casa o è venuta soltanto a ficcanasare? Signorina, noi siamo qui per lavorare e non siamo in vena di fantasie, cosa per cui lei mi sembra molto portata. Va bene, ho capito. Buona giornata anche a voi. Mi sono organizzato. Sei sicuro che questo posto sia troppo speziato per i tuoi gusti? Non hai la gastrite cronica tu? Appunto, è cronica. Ce l'ho anche quando ceno in salata. Vale quasi la pena di tentare con lo speziato. Ti ho preso questo. Sai che è un tatuaggio per ogni grande cambiamento della mia vita? Oggi sono passata dal mio amico tatuatore. Ne ho prenotato uno. Mi sono anche licenziata dal ristorante. Ma non è questo il vero cambiamento. Insomma, se ne sono sempre fottuti. Sono cresciuta così. Poi, finite le vacanze, tornavano alla loro vita con i rispettivi amanti. Ed io rispedita di collegi di mezzo mondo. Posso capirti. Io ho sempre diffidato dei miei genitori. Li ho sempre sentiti vuoti, distanti. Ricordo una volta. Ave Maria. Sin dall'infanzia i miei genitori erano osservanti della religione e della buona educazione borghese. Mi avevano abituato a dire le preghiere davanti a un quadro di una Madonna rinascimentale col bambino. Verso gli 11 anni li spiai mentre, spostato il quadro, aprivano la cassaforte che questo nascondeva. Beh, questa immagine, come dire, ingrigì definitivamente la visione che avevo delle cose. Che fine hanno fatto i tuoi? Hai rapporti con loro? Sono morti pochi anni dopo questo episodio, nell'esplosione di uno chalet in montagna. In realtà mi piaci tu. Sei decisamente diverso dagli altri. Diverso? Sì. Tu invece non lo sei per nulla. Ho mal di stomaco, magari è meglio che me ne vada.
Ti prego, spegni. Come? Spegni quella cazzo di sigaretta! Io vado al cesso. Tentore incriminato per aver mal gestito un intervento sulla caldaia dello chalet sulla testa dell'operaio pende ancora il sospetto di aver agito male per lucro o peggio ancora di aver volutamente manomesso l'apparecchio per motivazioni di vendetta. Ciao, allora. Ci vediamo presto. Magari ti aiuto a rimettere a posto l'appartamento. Non c'ero mai stato in un posto come questo. Tuo padre è in gamba. È il migliore. Ti invidio, sai. Il tuo te li compri, Trenino. Il tuo te li compri, il tuo te li compri. Il locale è pieno, devi aspettare una decina di minuti.
stato fortunato, visto? Prego. Del vino piuttosto dei crackers mancano, sono là dentro. Quant'è? 14,60. Guarda, ho solo un appuntamento. Raggiungimi pure. Signor Di Cristo? È qui per la colonscopia, giusto? Si accomodi. Buonasera. Ciao Bruno. Ciao. Arrivederla. Arrivederci. Ma quello se n'è andato tutto rilassato. Ci credo. Gli ho dato buone notizie. Sembra che l'oscuro visitatore non sia tornato. Ma di quale oscuro visitatore parli? E di chi, Bruno? Del tumore. Di quella cosa che io diagnostico ma non curo. Ma quello, pochi minuti fa, sembrava stesse sputando l'aria. La colonscopia è un'indagine che si svolge previa anestesia, che tiene il paziente in uno stato di semi-incoscienza. In poche parole, il paziente è sedato ed è come se dimenticasse in continuazione di sentire il dolore. Urla, sì, ma dimentica via via ad ogni istante di averlo fatto. A quel punto, finita la seduta, è l'esito dell'esame a farlo piangere o sorridere. L'anestesia assomiglia ad alcuni esempi di rimozione che comunemente avvengono negli esseri umani. Così succede che a volte uno senta un certo dolore senza più nemmeno avere idea di come se l'è procurato. Ora è tutto chiaro.
Certo che è proprio una brutta cera. Che cos'è? T'ha dato buca la ragazzina? No, anzi, la cosa procede. Abbiamo cenato insieme. Ma avete dormito insieme o no? Da me. Tu mi sorprendi, Fra. E ti lamenti pure. L'unica cosa di cui mi preoccuperei nei tuoi panni è l'aspetto igienico del problema. Sia chiaro, non voglio dire che la tua amica sia sieropositiva, ma da come l'hai descritta non è certo una santa. Potrebbe darti in eredità spiacevoli fastidi. Perciò ti consiglierei di proteggerti. Poi c'è il fattore figlia. Tu lo sai come sono fatti i bambini, Bruno. Ti ricordi di un ragazzino con la carnagione bianca, i capelli castani? Qualcuno che dovevo conoscere ai tempi delle medie, quando avevo 11 anni. Questo ricordo mi sta ossessionando da qualche tempo. Non ricordo il suo nome o chi fosse. Ma le immagini che mi vengono in mente sono familiari, vissute per davvero. Ma è strano che mi chiedi qualcosa successo ai tempi delle medie. Non ti ricordi che eravamo finiti in due sezioni diverse? Tu all'epoca eri ancora più strano, mi snobbavi, mi accusavi di essere diventato noioso. Come vedi, in quanto a noia, mi sono messo d'impegno per raggiungerti negli anni a seguire. Già, ma hai anche le tue avventure. Anche se sei sempre depresso, ora come allora. Qualcosa che non c'entra con la tua tragedia familiare. Forse quel ragazzino a cui fa riferimento è Gino. Gino? Ma sì. Quel ragazzino manesco. Tu lo frequentavi per protesta e i tuoi ti consentivano di starci insieme solo perché era il figlio di un loro dipendente. Stelvio, ti ricordi Bruno? Il tecnico della caldaia. Pronto? Ora è tutto chiaro. Alice. Ma sei tu? Cosa è tutto chiaro? Che casa mia è diventata un ospizio per bimbe contorte e abbandonate. Sara, hai ragione. Non so come ringraziarti, ma vedi, forse sono riuscita a chiudere il cerchio sull'uomo misterioso. Quale? Quello che ti stai portando a letto o quello che lo perseguita? Tutti e due. Bruno non è un visionario. Qui di fronte ha abitato veramente l'uomo responsabile della morte dei suoi genitori. Sara, ascolta qui. Si suicida il tecnico Trivi. Poche chance di sfuggire al movente di negligenza aggravata dalla frode. L'uomo era da tempo stato abbandonato da moglie e figlio, con i quali aveva perso ogni contatto durante il carcere preventivo. Trivi si era sempre dichiarato innocente, ma insistenti voci parlavano di una possibile vendetta di quest'ultimo nei confronti delle vittime, causa una mancata assunzione. Capisci? E se quell'uomo l'avesse perseguitato davvero anni prima? Magari non una vera persecuzione, ma semplicemente l'idea di vedere dalla propria finestra il responsabile della morte dei propri genitori. Deve essere un'esperienza logorante. Vedo che questo nuovo casino te lo sei scelto con cura. Quando ti viene a prendere, Mia? Presto, ma lasciami fare prima una cosa. Ciao. Chiesto anche ad Oreste. Mi ha risposto che quell'appartamento dovrebbe essere sfitto.
Signorina, serve qualcosa? A proposito, avete visto il dottor Fram? È da questa mattina che lo sto cercando. Ma il cellulare prima era occupato e mo mi sembra addirittura spento. Voi per caso sapete che fine ha fatto? Non so dove sia Bruno. Il dottor Fram, ma sono molto preoccupata per lui. Tu sapevi che l'uomo della finestra di fronte era l'assassino dei suoi. Perché questo gioco perverso? Quell'uomo è morto 6 anni fa. E Bruno continua a sentirsi minacciato. È possibile che in tutti questi anni nessuno abbia fatto niente per Bruno? Bruno per me è come un figlio. Quando è nato, io ero già portiere in questo palazzo. E anche lui mi vuole bene. Si figuri che mi ha dato l'usufrutto a vita della casa dove vivo. La conoscete? La foresteria là, al centro del cortile. E l'appartamento di fronte? Tu eri al corrente di chi fosse l'inquilino? Anche Bruno lo sapeva, fin dall'inizio. Ci stupimmo tutti di come prese la notizia. Non gli fece né caldo né freddo. Ignorava la cosa, punto. Il fatto è che il tecnico era un agoroso, un brutto tipo. Voleva a tutti i costi parlare con Bruno, perché a detta sua conosceva da sempre i particolari che avrebbero potuto scagionarlo. Ma non era già stato condannato? No signore, condannato in appello, ai domiciliari, in attesa di Cassazione, ma comunque spacciato. Voleva che Bruno testimoniasse a suo favore. Pensate che è una volta. Bruno, ma che sono diventato trasparente? Capisci? Bruno, aveva violato i domiciliari, Bruno, per andarla ad intimidire fino sotto casa. Ma Bruno impassibile andò avanti come se niente fosse. Dopo qualche mese lo fecero tornare a casa per attendere l'esito del processo. E accadde quello che accadde. Devo dire che solo da quel momento il dottor Fram ha iniziato a farmi delle strane domande sull'appartamento di fronte. Continuava a sentirsi perseguitato, insomma. O si sentiva per la prima volta perseguitato. Bruno deve aver avuto un grande shock da quel suicidio. Sicuramente. Ed è per questo che io l'ho assecondato. Poverino, ha dovuto affrontare tutte queste vicende sempre da solo. Ma dove si troverà adesso? Non lo so davvero. Tanti appuntamenti nella giornata sono saltati. Ed è una cosa che non è mai accaduta in 25 anni. Non abbiamo un numero o una persona da chiamare. Qualcuno che possa sapere che fine ha fatto. Ma come vuoi immaginare, il dottore è molto riservato. In ogni caso, non credo che frequenti molte persone. L'unica soluzione è passare al ristorante dove va ogni giorno. Se neanche lì l'hanno visto, dobbiamo preoccuparci davvero. E tu che cosa ci fai qui? Sei venuta perché ti sei inventata qualche altra cazzata? Non solo mi hai lasciato senza cameriera da un giorno all'altro, ma sei anche andata a dire le tue troiate a mia moglie. Meno male che lei è una donna in gamba e ha capito che tipo sei. Sono qui per chiederti solo un'informazione. Un'informazione importante. Quel cliente abituale, quello dei Crackers, oggi è passato. Adesso vuoi mettere nei casini anche i miei clienti? Senti, è meglio che te ne vai. Se no ci penso io a darti qualche problema. Guardi, io sono un vecchio amico del dottor Fram. Le assicuro che cerchiamo il dottore perché siamo preoccupati per lui. E non abbiamo notizie da questa mattina e vorremmo sapere se è venuto a pranzo qua. È venuto, come sempre. Solo che credo non si sia sentito bene. Infatti ha chiesto il conto prima di finire ed è andato via.
è andato via sconvolto ed è rintracciabile. Quel paesino di montagna dove è avvenuta la tragedia è molto lontano da qui. È piuttosto vicino. Non più di un'ora di macchina. Ma perché me lo chiedo? Non lo so. Ho come un'intuizione. Sento che dobbiamo andare lì. Bruno è fuori di sé. Dobbiamo trovarlo prima che tu ci sai arrivare. Te l'ho detto, è vicino. Se arrivi in autostrada, un quarto d'ora di tornante. E si arriva. Non sono montagne alte. Allora? Sei diventato sordo? Non l'hai sentita tua madre? Esci immediatamente dalla macchina. Non capisco come avrebbe potuto testimoniare in suo favore se Bruno non era lì in quel fine settimana. C'era invece, o meglio, era andato con loro, ma poi aveva fatto storia e la sera era tornata al condominio proprio con il tecnico Trini. Ma in che senso era voluto tornare indietro? Bruno ha sempre avuto un carattere particolare. Sin da piccolo ha, come dire, preso delle fissazioni. Il padre, il povero commendatore, traveriva per quell'unico figlio maschio. Seconda gliele dava vita. D'altronde il commendatore era così buono da dare fiducia a quella chiavica di Stelvio. Addirittura affidargli il figlio a uno che l'ha fatto saltare in aria, capisci? Si fidava così tanto di lui. Quello era un bugiardo e un lecchino. Ha provato pure a fregarmi il posto. Dicevo che tenevo le competenze. Si è visto che competenze. Si può dire che Bruno sia salvo per miracolo. Eh sì, io stesso ho dovuto dare la notizia a quel povero ragazzo. Salve, mi scusi, sono una giornalista. Lei si ricorda di quel villino che esplose quasi 30 anni fa? Saprebbe indicarmi la zona? Sì, sì, ma ricordo. Ne sentite parlare. Di là, a Reto Curvone, a dreta statua della Madonna. Anni fa, se avessi avuto l'occasione, ne avrei sposata una.
Se non ero io che ti venivo incontro, col cavolo che mi afferravi. Bruno, sei lento. Sei veramente lento. E sei in ritardo. Chi sei? Cosa vuoi da me? Ti ricordi di me, Bruno? E ti ricordi di Gino? Sono io, Stelvio. E tu lo sai che quella maledetta valvola, io l'ho cambiata. Se i giudici dicono che è colpa tua, che c'entro io? Lo sanno loro qual è la verità. Io sono solo un ragazzino. Solo un ragazzino! E tu mi persegui. Mi rendi la vita impossibile per vendetta. E mi vuoi vedere pazzo! Pazzo? Forse sei sempre stato pazzo, Bruno. È passato tanto tempo. E tu continui ad essere in ritardo sugli eventi. Ciò che accetto può essere cambiato. Ciò che accetto può essere cambiato. Lasciami in pace! Tu sei il passato! Il passato! Il passato! Sono un fantasma. Come te. Che hai rinunciato a tutto. Guardati, Bruno. Sei come tuo padre. E per aiutante hai quel cane di Oreste. Tu. Basta! Tu sei il passato! Ora lo ricordo che sei morto da anni. Che mi hai perseguitato. Ti ho visto quella mattina dalla finestra, mentre penzolavi. Come ti senti? Meglio. Cosa c'era in quella roba che mi hai dato? Un semplice antigastrico. Ed in effetti anche un po' di Valium. Ma soprattutto è stata l'applicazione di una tecnica ipnotica a farti compiere il viaggio da cui sei appena tornato. Comunque il miscuglio funziona bene, perché il mal di stomaco è quasi del tutto passato. Probabilmente hai smesso di somatizzare, ora che finalmente hai fatto i conti con te stesso. Il tuo è stato un inseguimento virtuale che ti ha portato nella landa desolata della coscienza. Lì hai potuto sciogliere i nodi e recuperare il passato rimosso. Una specie di sogno, insomma. Faticoso, però. Hai mai sentito parlare di lavoro onirico? Lavoro. Mi sa che oggi sono saltate un po' di cose. Ti turba molto? Meno del previsto. Vorrei vedere Alice. Non mi fa più tanta paura. Neanche le sue possibili malattie. Bene, ti ha fatto del male. Ma non capisco. Che cosa ha fatto il portiere? È un pericoloso assassino. La ragazza orientale è scomparsa. È lui che l'ha rapita. Poco fa è stata trovata dai cani molecolari fatta a pezzi. Erano il frigorifero del portiere. Certo. Thank you.
Che fine avevi fatto? Qui è successo un casino. Sì, ho saputo. Mamma, ma è vero che il portiere si è mandato la ragazza alla pari? Ehi, non si deve più pensare a quelle cose. Appartengono al passato. Mentre il nostro futuro prevede una bellissima vacanza al mare, in pieno inverno, quando tutti gli altri staranno a morire di freddo. Oreste Perchia è accusato di omicidio, sevizie e cannibalismo. Senza escludere la possibilità che alcune persone scomparse anni prima siano riconducibili allo stesso. Lei ha mai avuto modo di notare avvisaglie? Non so, comportamenti strani, un episodio in particolare. Commissario, Oreste lavora da sempre per la mia famiglia e non ho mai avuto modo di pensare a lui come un feroce assassino. Guardi che risultano delle denunce pregresse da parte di alcuni condomini. Ad esempio, la scomparsa di animali domestici, cani, gatti, alcuni ritrovati avvelenati. Come è chiaro, le denunce sono verso ignoti. Ma molti condomini avevano già avanzato sospetti su Perchia. Non me la sono mai sentita nella vita di condannare qualcuno per delle semplici voci. È una fenice. Non mi va, non mi voglio bagnare. Per te, Bruno. Vuoi spiegarmi come hai fatto a perdere i soldi che ti ho dato? Me li hanno rubati sul bus. Entra.
La senti anche tu? È gas. Bisogna che chiami qualcuno. Qualcuno? Ma chi vuoi che venga di sabato pomeriggio? Trivi, è un favore che non può negarmi. Sali. Dottore, eccoci qua. È arrivato. Ho fatto il prima possibile. Buonasera, signora. Salve. Ciao, come stai? L'hai visto? È venuto subito. E ha portato con sé Gino. Che farà un po' di compagnia, Bruno. Quindi tu credi che davvero gli sia utile frequentare un bambino del genere? A volte le differenze sociali illuminano sulla propria fortuna. Lo credo che perde. Questa è proprio andata, vedi? E poi con il camino acceso, non so se mi spiego. Vuol dire che tu e i tuoi genitori stavate per fare un bel botto. Questo è vero. Però, sostituendo il pezzo e avvitando bene questo bullone, vedi? Il problema è risolto. Dottore, allora la caldaia è a posto e c'è anche il tempo di portare questi ragazzi al parco. Ah, se non è un problema, lascerei qua la borsa e poi al ritorno la prendo. Bruno, tu vuoi venire con noi? Sì, vieni con noi, così facciamo il tiro a segno. Non mi va, andate voi, io mi annoio. Come ti pare? Va bene, allora più tardi e grazie. A me la montagna fa schifo, me ne voglio tornare a casa. E poi ho la febbre. Ma quale febbre? A me sembra una nuova fissazione. No, no, in realtà qualche giorno fa è stato male. Me ne ritorno a Costelvio, qui fa freddo ed ho dimenticato il mio libro. Forza! Forte mio padre, eh?
Maledetto! Maledetto! Maledetto!